È iniziato ieri questo Grande Fratello, 18 aprile 2018, condotto dalla brava, bella e simpatica Barbara D'Urso su Canale 5. Abbiamo visto davvero personaggi di grande calibro, personaggi di grande spicco appartenenti, alcuni, secondo la mia opinione personale, al mondo della TV. Come per esempio il buon Simone Coccia, ragazzo di grande bellezza, ragazzo di grande sensibilità, di immensa umanità, ma soprattutto personaggio di spicco anche per quanto riguarda il suo modo di fare, un modo di fare arguto, garbato, intelligente e soprattutto molto, molto piacevole. Oltre a lui anche il Ken umano italiano, un uomo davvero straordinario, trasformatosi in maniera piuttosto visibile, piuttosto palese, che ha davvero cambiato, nonché stravolto il suo corpo, le sue sembianze estetiche, per rassomigliare in tutto e per tutto a lui, il fido compagno di Barbie, la bambola che negli anni 90 continuava a davvero trionfare in ambito, chiamiamolo, umano, tra le ragazzine, o meglio le bambine di ogni generazione che si rispetti. Ma oltre al buon Simone Coccia, oltre al buon Ken umano italiano, ci sono anche tre concorrenti che sono gay, sono omosessuali, tre ragazzi straordinari, tre persone davvero di gran cuore, tre persone davvero di piacevole simpatia ed educazione spiccata nonché marcata. Ma la polemica non si è placata per quanto riguarda i concorrenti, infatti, secondo alcune persone, ma non tutte, all'interno di questo GF ci sarebbero dei personaggi VIP, quando doveva essere un GF NIP, quindi un GF normale, casual. Ma per molte persone, ripeto, non per tutte, questo GF sarebbe risultato un GF VIP, forse perché è presente il buon Simone Coccia, VIP di spicco appartenente al mondo della TV italiana, o forse perché c'è qualche altro personaggio già noto. Credo che ci sia anche infatti un calciatore italiano che ha militato e o milita in qualche squadra calcistica, se non vado errato. Detto ciò, io ti ringrazio infinitamente per l'ascolto e per la visione del presente video. È stata comunque una prima puntata molto molto bella. Molte persone hanno gradito la conduzione di Barbara D'Urso, che a distanza di un po' di anni di tempo ritorna sul grande schermo e ritorna ad allietare il pubblico di Canale 5 grazie alla sua immensa simpatia, bravura e allegria contagiosa. Io ti ricordo che ho fatto in modo simpatico e piacevole un selfie proprio in compagnia di Barbara D'Urso diversi anni or sono a Garbatella a Roma, perché venne per una pubblicità di tipo natalizio. Grazie, da Narratore Italiano è tutto, un salutone e al prossimo video.